Il profeta Osea 11:1 cita testualmente: "Dall'Egitto ho tratto mio figlio". San Matteo, a sua volta, cita il profeta Osea e nell'ideale suo disegno di ricondurre all'Egitto anche il figlio Gesù, racconta della fuga in Egitto. Ebbene, per quale motivo il popolo di Dio è stato voluto, formato in Egitto? C'è un motivo? Oppure questo disegno di Dio è senza una spiegazione? Ma vediamo bene la storia. Abramo, sposo con Sara, va prima nella terra di Israele, ma poi prosegue e entra in Egitto. Lo avvertono di stare attento perché tutte le belle signore che entravano in Egitto erano concupite dal faraone e se erano sposate il marito veniva ucciso. Così Abramo, mentendo, si dichiarò il fratello di Sara e Sara fu portata dal faraone, divenendo la sua favorita. Come mai il capostipite del momento in cui Dio comincia a parlare all'uomo? Quell'Abramo che si sente dire esci dalla tua terra e va e da Ur si trasferisce in cerca di questa nuova terra, è pilotato dalla provvidenza di Dio ad andare in Egitto e a vedere la sua compagna divenire la compagna del faraone. Che motivo c'era in questa storia? Il motivo lo ritroviamo in terza generazione di Abramo, quando Giacobbe sarà chiamato Israele per avere lottato una notte intera con Dio. Essersi anche azzoppato. Tutta la storia che lega lui ai suoi 12 figli, i primi quattro avuti con quella Lia che egli non voleva, egli amava Rachele, ma il volere del padre di Rachele fu che egli, prima di avere Rachele, avesse la primogenita, Lia. E da Lia Abramo ebbe quattro figli e il quarto di questi figli avuto da Lia poi sarebbe stato chi, scavalcando il primo, che si era macchiato di un grave peccato. Il primo era Ruben, doveva essere il primogenito. Ma in un momento in cui il padre era lontano, lui si infilò nel letto con una concubina del padre, prese il posto del padre, commettendo in tal modo qualcosa che non poteva essere commessa impunemente contro il padre, che gli tolse la primogenitura e la attribuì non più al primo,
dei suoi figli, avuti dalla prima moglie, ma all'ultimo a Giuda. Da Giuda discenderà Gesù Cristo. Ebbene, i dodici poi hanno una storia. Scacciano uno dei dodici. Questo che è scacciato tra i dodici è già la prefigurazione di Gesù Cristo che è cacciato dai suoi fratelli ebrei. Ma andato in Egitto vi assume il posto di maggior riguardo, amministratore delle terre del faraone, perché aveva il dono di leggere i sogni. E grazie a questo, riuscendo a dare una interpretazione al sogno fatto dal faraone, quando sognò 7 anni, 7 vacche grasse e poi 7 vacche magre, che nascendo avevano mangiato quelle grasse, e poi 7 spighe belle mature e grosse, seguite da 7 spighe in cattivissima condizione che divorarono le 7 grasse. Giuseppe seppe dare un senso a questo sogno del faraone, raccontandogli che vi sarebbero stati 7 anni di abbondanza prima di un disastro che avrebbe indotto alla fame tutti, per cui il popolo di Dio sarebbe nato dalla fame, perché grazie proprio a quella fame non solo gli altri fratelli di questo Giuseppe, che ha lo stesso nome del padre di Gesù, non solo gli altri 11, ma anche il padre sarebbero stati richiamati in Egitto a costituire il popolo di Dio. Per cui quando il profeta Osea dice dall'Egitto ho tratto mio figlio, in effetti vediamo che sia nel capostipite, nella moglie del capostipite, sia nel terzo, nel nipote di Abramo, c'è proprio questa necessità di andare a farsi le ossa in terra d'Egitto. Ma se si osserva attentamente il nome che Dio diede al terzo genito, al terzo di questa triade di 3 progenitori delle 3 fedi che si rifanno in modo evidente alla Trinità di Dio, il terzo si rifà all'unità di tutti. È chiamato Israele per avere lottato con Dio. Come farà Israele? Lottando continuamente con Dio, e come sta facendo ancora oggi quella parte di Israele che, non riconoscendo ancora Gesù come figlio di Dio, sta ancora lottando con Dio. È una posizione meritoria quella della lotta con Dio. Per quella posizione proprio sostenuta da Giacobbe, di aver lottato con Dio, ne è una condizione di merito per cui è chiamato Israele. Quindi anche Israele oggi, che come fede lotta contro l'idea dei cristiani di riconoscere Gesù come figlio di Dio, anche questa posizione, che sembra in un certo senso non degna di merito da parte dei cristiani, invece è meritoria. Perché lottare contro Dio non è un titolo di merito, non dovrebbe esserlo. E lo stesso Giacobbe, che lotta con Dio, non è un titolo di merito, eppure proprio per questo merito di essersi opposto,
Dio, Yahweh, chiamerà Giacobbe Israele. Bene, se noi valutiamo la parola Israele, facendola uscire fuori dal limite ristretto del tempo, di quel tempo, e lo leggiamo come un valore eterno che valga sempre e anche ora, e se consideriamo che ora, tra la miriade di lingue che esistono al mondo, ce n'è una che si è imposta sulle altre, che è la lingua inglese, vediamo serenamente che Israele sono tre sillabe, in cui la prima, is, si riferisce all'inglese che per il verbo essere in terza persona indica è con is. Ra è il dio Ra dell'Egitto. Ele è il dio Ele tratto dall'Egitto, uscito dall'Egitto, costituito con i beni dell'Egitto. Perché quando Sara poi dichiara al faraone che aveva delle strane risultanze da parte dei suoi sacerdoti, c'era qualcosa che non andava, stava commettendo un peccato contro Dio, e allora interpella Sara, e Sara ammette che è colpa sua, gli ha mentito. Abramo non è suo fratello, è suo marito. Quello è il peccato contro Dio fatto dal faraone. E allora il faraone la manda via, ma piena di ricchezze. Per cui Abramo è stato condotto in Egitto per avere le ricchezze attraverso un accompagnamento virtuale di tipo nuziale con il faraone, che era l'espressione del dio Ra in terra. I beni di Abramo vengono da Sara, che virtualmente si vedrà cambiare il suo nome, e nei testi sacri degli ebrei è scritto: non si chiamerà più Sara, ma Sarai. Ora, se consideriamo ancora una volta che questi nomi debbano uscire dal ristretto limite del tempo, ma sono dei nomi eterni, in Sara, che diventa Sarai, ci sono due verbi nel futuro, espressione tutti e due di un sarà che diventa sarai, ossia il legame nuziale tra l'uomo e Dio, espresso in questo arbitrio del faraone che tenta di far sì che Sara diventi la sua compagna. Israele ha nella terza sillaba Ele, che è il nome dato in antichità in Israele a Dio, chiamato Ele, Eli, Elohim. Allah deriva da Elohim, da Ele. Vedete, dall'Egitto ho tratto mio figlio, perché mentre la religione ebraica ha il momento ideale in cui Abramo è fatto uscire dalla sua terra, da Ur, per andare a formare il popolo di Dio, è costretto a contaminarsi profondamente con l'incarnazione terrestre del dio Ra.
Addirittura sua moglie, la Sara che sarai, è costretta al legame così giunto con il dio Ra d'Egitto. L'Egitto ha avuto la prima espressione del dio unitario, quando qualche generazione prima era celebrato nel disco del sole e aveva per segno una T e al di sopra della T c'era il disco del sole. Questo era il simbolo del Aton, inventato dal faraone che aveva mutato il suo nome in Akhenaton e che celebrava un dio unico, il dio del sole. Quando Gesù si ripresenterà il 25 gennaio del 38, dell'anno 38 dopo Cristo, a un nemico di Gesù che perseguitava i cristiani e si chiamava Saulo e stava andando a Damasco per imprigionarli, si presenta nel sole, un sole che risplende, acceca cavallo e cavaliere e Saulo è sbalzato, finisce in terra e ode una voce: perché mi perseguiti? Ecco il Dio che si presenta all'ebreo è il Dio del sole, è Ra, Israele, abbina e fa rientrare la fede di Abramo nel filone di quella che viene dall'Egitto. Sembra quasi una cosa mostruosa detta così agli ebrei, ma parlano le cose che abbiamo osservato, parlano gli stessi profeti quando dicono: dall'Egitto ho tratto mio figlio. E dicendo così, il figlio di Dio è il popolo di Dio che è tratto dall'Egitto e diventa le 12 tribù di Israele che escono poi dall'Egitto. E in questa storia dell'Egitto, che ha anche un'espressione nel linguaggio italiano, questa terra d'Egitto, come a dire, è una terra in cui accadono cose non buone. Uscire da questa terra d'Egitto è andarsene, è morire, è il trapasso del Mar Rosso, del sangue di tutti gli uomini. Ma il popolo esce, ma non esce dalla vita. Inizia una vita vissuta nella perdita sentita e progressiva, sentita sempre più, di quel livello di vita che esisteva prima in terra d'Egitto. Ecco, tutto questo indica che noi ora siamo qui in questo mondo che è la terra d'Egitto. È la terra d'Egitto che ha assunto il valore di tutta la terra. Si esce dalla terra d'Egitto morendo, ma il popolo di Dio che esce dalla terra d'Egitto non muore. Morrà dopo una vita intera, un'altra vita intera, trascorsa tutta nel deserto, in cui avrà tutte le prove di essere assistita da Dio, ma sarà condannata a morte,
nessuno potrà andare nella terra promessa tra quei viventi. E per quale motivo? Perché un giorno si erano ribellati, il giorno di Massa nel deserto, e gli ebrei avevano messo alla prova Yahweh. Nel giorno di Massa nel deserto mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere, e desideravano che era meglio la vita precedente in terra d'Egitto, laddove, pur potendo fare solo le cose che il faraone gli concedeva, ossia in questa terra in cui, potendo l'uomo fare solo quello che Dio gli permette, l'uomo si accontenta, lo giudica preferibile e ha della vera liberazione da questa terra d'Egitto una idea di un qualcosa che appartiene a un'altra vita, perché la vita vera è questa. È ora che dobbiamo giocare tutto in questa terra d'Egitto. Dobbiamo fare il bilancio di tutto quello che esiste ora in questa terra d'Egitto. Ma vedete, non è così. Il profeta Osea, che io vi sto riferendo, dice: ho tratto il mio figlio dalla terra d'Egitto e l'ho salvato, ma prima di portarlo in quella terra dove scorrono latte e miele, dovranno fare un bagno di umiltà nella esperienza inversa di tutto quello che hanno avuto prima. Tanto che chi in terra d'Egitto era uno giudicato perdente, sconfitto, perseguitato da Dio e dal faraone, dalla giustizia, insomma uno di quei beati delle beatitudini di cui parlò Gesù, e che non era detto dagli altri che vivevano in terra d'Egitto assolutamente un beato, quando nel deserto avrà sperimentato la mancanza di tutto ciò, si renderà conto della sua libertà. Mentre invece coloro che in questa terra d'Egitto, ossia in quella, avevano avuto dal faraone beni, benessere e ogni altro agio, nella vita successiva, in quel purgatorio della vita passata nel deserto, avrebbero rimpianto il benessere di prima, perché ne avrebbero sentito la mancanza, e così facendo avrebbero raggiunto un senso esatto della giustizia. Perché la vera giustizia non sta nell'avere, sta nell'avere e nel perdere quello che si ha, sta nel positivo e nel negativo che toglie quel positivo. Perché solo il bilancio assoluto tra più uno e meno uno uguale zero diventa uno zero di ingiustizia. La vera giustizia si ha, la vera giustizia si ha quando si è in quel giusto mezzo che in altre religioni, per esempio nel buddismo, fu il punto ideale cui giunse Buddha. Il valore di mezzo. Questo è il valore della giustizia reale. Ma dobbiamo stare attenti, il cristianesimo e la Bibbia a cui ci stiamo riferendo ora fa capire che quel bilancio può essere esatto anche nella terra d'Egitto. Anche nella terra d'Egitto si può stare nel giusto mezzo e non strafare né in un senso né nell'altro. Ma non è il valore ideale della vita dichiarato da Gesù Cristo. Il valore ideale della vita dichiarato da Gesù fu questo: abbassatevi in questa terra d'Egitto e sarete alzati. In questa terra d'Egitto siete solo alla prima fase relativa, finale, che ha un termine, che è delimitata, di una seconda che è il suo opposto ed è infinita.
in essa sarà il bilanciamento. È meglio che voi accettiate per un attimo, scandito e delimitato bene nel tempo, di stare nel punto più basso che esista, perché poi sarete alzati per sempre. Questo è il bilancio tra il determinato e l'infinito, che la terra d'Egitto è ben determinata, mentre quello che è all'opposto di questa terra d'Egitto è infinito. La terra, il paradiso in cui scorrono latte e miele, la terra promessa, verrà dopo una vita identica alla prima, ma vissuta nella sua esatta desertificazione. Perché ancora sono tre i momenti della vita: tesi, antitesi e sintesi. È la sintesi il momento nel quale si conosce la verità. Per conoscere la verità dobbiamo fare due errori. Quello di una tesi, che è quella che è, e quindi è erronea sempre, ma che è verificata dalla tesi esattamente uguale e contraria, che allora la verifica, tanto che se ne può fare infine la sintesi. Detto in parole povere, in relazione al popolo di Dio, la sintesi è quando Israele diventa Israele, nella terra della Palestina in cui Dio l'aveva voluta, ma fondata in terra d'Egitto, avrebbe dovuto avere questa fase di desertificazione di quella vita per giungere finalmente, come valore sintetico, nell'ultimo momento in cui si sarebbe avuto, ci sarebbe stato il paradiso. Ecco, cominciando dunque da questo rifarci all'Egitto, abbiamo capito qual è il discorso più importante fatto dalle Sacre Scritture. Ha esemplificato i tre momenti della vita. Questo inferno, perché questo livello qui che esiste è l'inferno, questo è l'inferno, perché è la vita vissuta verso il centro di tutto, che nel nostro sistema solare è il Sole. Quindi quando noi vediamo nel Sole il Dio, è perché è il centro magnetico che tira in potenza ogni cosa verso il suo centro. Ma noi lo vediamo verso l'esterno, in una fuga verso la determinazione, quella nel percorso elettrico e non in quello magnetico che accentra verso il Sole. E così facendo, noi stiamo vedendo ora questo inferno che ci allontana da quel centro di gravitazione che è il Sole. La nostra fuga elettrica è di segno negativo. Non stiamo andando verso il vero futuro, ma verso il passato, ed è indicato dallo stesso segno negativo della carica elettrica. In questo verso, portatoci dal segno elettrico, noi arretriamo nel segno negativo della carica elettrica, fino al momento in cui la nostra onda elettrica cerebrale si arresta. È lì lo zero, il punto di equilibrio, il punto di esodo, che sta in mezzo a due vite, quella in terra d'Egitto e quella nel deserto. È da quel punto centrale del Mar Rosso che derivano le due vite, in un senso del possesso in terra d'Egitto e in un senso della privazione nel deserto. E noi stiamo andando proprio lì a incontrare, nell'apparente punto della morte,
il vero punto iniziale della nostra vita, che comincia dalla esistenza di un progetto già definito in tutta la nostra vita. Ed è quello che noi conosceremo nella sua pienezza solo nel momento che ci sembra finale della nostra vita, ma invece è il momento pieno della vita, in cui la vita è tutta esistente nel suo progetto. Ma noi dovremo andare in terra d'Egitto, ossia tornare all'inizio, fare questa premessa del andata in questa terra d'Egitto, vissuta poi nel negativo del possesso, questo è bella, nel negativo del possesso, per passare poi questo Mar Rosso. Se si analizza con attenzione la Bibbia alla luce dei valori di ciò che si capisce con l'uso disinibito della ragione, si arrivano a scoprire molte verità, e io spero di riuscire a farvele conoscere.